ora che finalmente i mondiali in Qatar sono finiti, che il Covid non è mai esistito e che le notizie sulla guerra in Ucraina hanno stufato tutti, posso finalmente rimodulare gli argomenti di conversazione nella mia cerchia di intellettuali da spritz su quella che ritengo essere la priorità del momento, ovvero la schiacciante ed inequivocabile supremazia del panettone rispetto al pandoro. Ora, per quanto io possa passare il tempo ad elencare gli innumerevoli pregi per cui il virile e maschio panettone sia inequivocabilmente meglio di quella copia da tossici effeminata e burrosa chiamata Pandoro, nessuno al termine di questo video avrà cambiato la propria opinione su quale sia il dolce natalizio più buono. E questo da un lato per la nostra mentalità naturalmente faziosa e polarizzata e dall'altra perché siamo ormai abituati a vivere nell'epoca delle post-verità. Speravate in una puntata leggera e basata sulla nostra gastronomia italica, eh? E invece no! Vi beccate il solito pippone noioso su quanto faccia schifo l'umanità. E comunque, preferire Pandoro o panettone conta poco, perché tanto non sarete voi a decidere quello che vi arriverà sulla tavola, perché probabilmente il panettone o il pandoro ve lo compreranno e sarà probabilmente un prodotto di scarsa qualità, arrivato da una strenna natalizia della Lidl, acquistato da una zia che vi vuole poco bene o che comunque vi conosce molto poco. Ed io non vedo l'ora di essere lì. Sarò lì, all'angolo della mega tavolata, tra lo zio nostalgico del duce e i cugini brufolosi intenti a dare i voti alle fighe su Instagram. Tu ti girerai a guardarmi, mentre sarai lì a vivisezionare con precisione da allegro chirurgo ubriaco un panettone scadente posizionato i canditi ad uno su un tovagliolo, mentre contemporaneamente un soldato ucraino farà la stessa cosa salvando i proiettili ancora buoni per il prossimo attacco a Kherson. Io sarò lì a fissarti con uno sguardo di assoluta superiorità, solo aspettando il momento propizio per dirti: prova a metterci sopra un chilo di zucchero a velo, magari poi ti piace. Sfigata. Benvenuti a Predicozzi, monologhi non monotoni sull'attualità a cura de Il Canale di Gross. Ogni qualvolta pubblico un video sul mio canale YouTube, Il Canale di Gross, iscriviti e scopri ora a Cascina Speranza, il mio libro, cosa sarebbe successo alla fattoria degli animali di Orwell se un governo populista avesse preso il potere, link in bio, ormai è una filastrocca, sono tutta memoria, posso andare in extra bit e ripeterlo all'infinito. Dicevo, ogni volta che pubblico un video ricevo sempre due tipologie di commenti alla quale non ho mai voglia di rispondere, perché tanto una mia risposta avrebbe lo stesso effetto di una vaccinazione senza sedativo su un rinoceronte. Magari nel lungo periodo gli salvo anche la vita e lui neanche se ne accorge, ma nel breve dovrei fare i conti con un rinoceronte infuriato mezzo cieco che non rompe i coglioni solo a me, ma anche a tutte le zebre che magari erano lì a pascolare dalle mie parti per caso. La prima tipologia di commenti è: e allora il panforte? La seconda tipologia è del tipo: non è vero che c'è il burro nel pandoro? Tipicamente anticipato da epiteti, insulti o accuse più o meno velate. Oggi gli rispondo. In ogni situazione ci sono degli aspetti che potremmo definire soggettivi, personali, legati alle preferenze di ognuno di noi. Io non posso affermare che il panettone sia più buono del pandoro. Posso dire che mi piace di più, posso dire che lo preferisco, ma a meno che usiate la micidiale combo vaccino più 5G, difficilmente riuscirete a cambiare le preferenze di 60 milioni di italiani convincendoli che il panettone sia più buono del pandoro. Certo, a meno che siate la famigerata lobby gender in grado di convincere milioni di bambini a diventare omosessuali. Ma non facciamo troppo casino. Quello che potrei fare al massimo è citare numerosi studi e dati che confermino che il panettone sia attualmente preferito da più italiani rispetto al pandoro. È così. Accettatelo, pandoristi. L'hashtag panettone supera il milione di post, mentre hashtag pandoro a stento supera i 230.000, senza considerare i dati di vendita che ogni anno confermano come il panettone sia superiore al pandoro, senza nemmeno la necessità di scomodare il cugino scemo, il mandorlato, quello che i miei zii più conservatori definirebbero fluido, scambiandosi uno sguardo di complicità e sorrisini. E questi dati sono così, non sono opinabili, vanno accettati. Vuol dire che il panettone sia meglio del pandoro? No,
Potete lamentarvi quanto volete, potete dire che sia una vergogna vivere in un paese del genere, che siamo tutti lobotomizzati da anni di intossicazione da uvetta. Ma non potete dire che il 95% della popolazione preferisca il pandoro. Non potete dire che siano presenti degli aromi sintetici all'interno dei panettoni. Non potete dire che i dati del Triveneto in cui il pandoro supera il panettone per vendite valgano per tutto il mondo. Perché questo è infantile. Perché questo è, e parlando di panettoni contro pandori, casca fagiolo, ragionare di pancia. Ma pare proprio che all'essere umano piaccia ragionare di pancia, pare che sia nella natura umana quella incredibile necessità di dare del cornuto all'arbitro solamente perché ci ha fischiato un rigore contro, mentre magari quella povera donna della sua moglie è a casa a preparare i tortellini per Natale e le fischiano anche le orecchie, senza che sia colpa del marito. Che fa l'arbitro? Madonna, oggi sono on fire! La seconda piccola riflessione di oggi deriva proprio da quel «e allora il panforte di cui sopra?» di quella necessità incredibile di vedere la realtà come divisa in due squadre contrapposte. Optimates contro Populares, Guelfi contro Ghibellini, Milan contro Inter, buoni contro cattivi. Questa incredibile tendenza umana di polarizzare il tutto, accettando passivamente qualsiasi informazione che sostenga la propria squadra e catalogando come baggianate tutto ciò che la minaccia. La realtà non è bianchi contro neri, ci sono un sacco di sfumature di grigio in mezzo. Se uno critica il pandoro, non vuole per forza dire che il pandoro gli faccia schifo. Magari preferisce il panettone, o magari preferisce comunque il pandoro, o magari gli fanno schifo entrambi. Magari che so, magari celiaco. Ecco, volevo avvisare la polizia del politically correct che ho una ragazza celiaca, quindi sono autorizzato dalla Shar a fare battute sui celiaci. Ecco, magari, oh grande e potente Shar, magari se non fai pagare un grammo di biscotti 26 euro, ti ringrazio, anche perché altrimenti faccio prima a farli con la cocaina. Ma niente, perché il gruppo risponde all'innata necessità di appartenenza e quindi risulta più importante difendere il gruppo rispetto ad una realistica considerazione dei fatti. Senza considerare che siamo pigri, siamo dei pigroni del cazzo che vorrebbero passare tutto il giorno sul divano. E quindi entra anche in gioco un discorso di deresponsabilizzazione in cui tutti ci allineiamo allo stesso filone narrativo presente nel gruppo. Diventa impossibile schiodarsi da quello che abbiamo così faticosamente interiorizzato e fatto nostro. Imparare, capire è faticoso. Già ci hanno costretto a studiare 12 anni, lasciami in pace a mangiare il mio pandoro senza rompermi le scatole. La definizione post-verità è stata votata come parola dell'anno 2016 dal dizionario di Oxford. Il fact-checking è ormai un lusso, una perdita di tempo. Faccio molto prima a accettare passivamente tutto ciò che conferma i miei pregiudizi piuttosto che imparare qualcosa di nuovo. La realtà non è più razionalità, ma interpretazione. Tutto sto pippone per dire cosa? Io posso solo lavorare al meglio delle mie possibilità per provare a dare un'interpretazione della realtà che sia più solida possibile, più razionale, più aderente alla realtà, ma ho delle capacità limitate. Posso provare a leggervi gli ingredienti del pandoro direttamente dall'etichetta, posso al massimo offrirvi una fetta del panettone che piace a me. Ma poi la fatica di trangugiarvi anche una fetta di panettone nonostante siete già sazi dal cenone, dovete farla voi. Io non voglio costringervi a preferire il panettone, né voglio dover parlare di tutti i dolci natalizi se voglio criticare la forma pseudo-sionista del pandoro. E ora che vi ho asciugato con questo discorso saccente e pregno di superiorità, non vedo l'ora di andare a mangiarmi una bella fetta di panettone. Ma vi prometto che quest'anno una morsicata a un pezzo di pandoro ce la do comunque. Che tanto, in fondo, schifo non mi fa. Predicozzi è un podcast di Il Canale di Gross. Mi trovate su YouTube, Instagram, TikTok, Telegram e pure Waveful. La soundtrack è a cura di Tecnoaxe. Trovate tutti i link per approfondire nella descrizione.